Il Movimento 5 Stelle è parte lesa. Il Movimento 5 Stelle vuole tutelare l'immagine perché non è un'immagine, è un fatto della coerenza, della legalità e che stiamo dalla parte dei magistrati. Ripeto, non aspetteremo la Sì, però magistratura, non quelli che hanno aspetteremo una raccolto le firme sentenza. false Da sono le noi 5 la Stelle, gente sono che artisti sbaglia dei 5 se ne va. Stelle. Vabbè, Ci ok. piacerebbe ovviamente che gli altri partiti utilizzassero questo stesso metodo, perché voi poco fa avete parlato di De Luca. Ecco, Adesso io, arriva ecco, uno per volta. perfetto, noi vogliamo che tutti Diciamo, applichino nella stessa maniera le regole, perché la il punto di responsabilità partenza sarebbe non morale. prendere le firme falsificandole, ecco, diciamo, Vabbè, se poi vedremo vogliamo però, Gerardo Greco, lei, essere. aspetti, lei sta parlando di firme false. Qua sembra che si tratti di firme Falsificate, non false, ma copiate. vere prese al di fuori dei confini della città di Bologna. Su Bologna, no, Ecco, no, dico su Palermo invece e un'altra qui cosa. No, firme su Bologna copiate, che qua mi oggettivamente. sembra, se fosse vero, l'apoteosi dell'ingenuità più che l'apoteosi dell'illegalità. Sì. Però ripeto, chi sbaglia paga da noi. Va bene. E allora, a questo punto la questione invece riguarda De Luca, riguarda un governatore della Campania che mi sembra fosse il 15 di questo mese, Giachetti, a una riunione di sindaci, 300 sindaci campani, dice delle cose, scherzando sostiene De Luca, dice: ah, ma promettetegli fritture di pesce, mandateli a votare per il sì. Però poi effettivamente fa un elenco di soldi arrivati alla regione e dice: beh, insomma, con tutti questi soldi è chiaro che noi dobbiamo votare per il sì. Voto di scambio, cioè adesso la Bindi che era stata attaccata l'altro giorno dallo stesso De Luca, aveva detto: andrebbe uccisa, andrebbe ammazzata, cioè adesso mi ricordo il virgolettato, insomma il senso era più o meno quello. È la Bindi, presidente della commissione antimafia, che chiede le carte alla procura di Napoli, ammesso che ci sia un'inchiesta, al momento non sappiamo neanche se c'è. Allora, che cos'è questo? Voto di scambio? Oppure No, che è? ma intanto le chiedo scusa, parliamo di ipotesi. Mentre per quanto riguarda le firme c'è un'indagine, ci sono dei reconfessi, ci sta la magistratura che sta andando avanti e ci sono 10 avvisi di garanzia, poi vedremo chi prendono. In questo caso c'è il fatto che diciamo, il modo colorito con il quale De Luca parla, in alcuni casi in modo anche del tutto Sì, sconveniente, però le come. pietre diciamo, sono parole in questo caso, Appunto, no, sto parole dicendo perché pesantissime. accostare le due cose mi sembra diciamo, un tantino azzardato. De Luca peraltro ha avuto anche delle inchieste e come sappiamo è stato assolto. Vorrei spiegare all'onorevole Toninelli che questo dell'autosospensione accade anche negli altri partiti. Nella fattispecie segnalo il senatore Margiotta che fu accusato e si autosospese dal Partito Democratico, salvo il fatto che poi è stato assolto. E vorrei anche spiegare che accade spesso che i 5 Stelle sono garantisti con se stessi, ma sono giustizialisti con gli altri. Perché diciamo, sostenere che copiare delle firme quando magari accade in Piemonte è il reato più grave del mondo e quando accade in casa loro perché a Palermo è soltanto una piccola ingenuità, salvo il fatto che lì non sono state copiate, sembra che addirittura siano state rubate da un altro elenco e portate a sottoscrivere la lista del Movimento 5 Stelle in Sicilia, sono due cose molto diverse. Stiamo parlando di cose diverse. De Luca ha sicuramente, diciamo, e lo sappiamo perché Crozza ci fa praticamente, come lei sa, una Sì, lo so. trasmissione al giorno, ha un modo di parlare molto colorito, ripeto, in taluni casi anche sconveniente, non c'è alcun reato, ci sono molte chiacchiere, ci sono delle cose che in campagna elettorale sono anche comprensibili, che sono la strumentalizzazione della Commissione antimafia, perché seppure fosse ipotizzato il voto di scambio, io francamente non capisco bene quale sia la competenza della Commissione antimafia. Toninelli, rapidissima Ma io replica. semplicemente, guardi, io ricordo al collega Giachetti che il Partito Democratico ha chi dice 102, la carica dei 102, chi dice 128, libero ad esempio, di indagati tra sindaci e chi ricopre incarichi pubblici all'interno del Partito Democratico. Se uno su 100, Giachetti, si sospende, noi siamo contenti, ma nel Movimento 5 Stelle chi riceve un avviso di garanzia il 100% si sospende, non l'1%. E ripeto, è vero Giachetti, c'è un'enorme differenza tra De Luca, eventualmente firme prese fuori, prese fuori dal confine, è che De Luca sembra parlare in stile mafioso, quando parlando di Costituzione dice a 300 sindaci prendete, scusate come cazzo volete i voti ma portateli a casa, datemi una frittura di pesce. È vero Giachetti, c'è un'enorme differenza tra chi parla in stile mafioso per raccattare voti, perché arriveranno soldi sulla Costituzione che è la cosa più importante della nostra vita che ci tutela e chi invece ha fatto un Toninelli, c'è una errore. differenza tra chi Perché ci parla sbagliate? magari con stile come dici tu e chi commette dei reati. È una differenza sostanziale. Vedremo. Un conto è parlare, un conto è falsificare delle firme.
firme. Siamo ancora in uno stato di diritto, benissimo. Ed è molto differente. E questo te lo dice uno che è garantista, peraltro, a differenza di voi. Per me bisogna aspettare la condanna definitiva. Ti segnalo però che con il vostro metro e con il vostro giudizio, se il povero ministro Poletti partecipa a una cena delle cooperative, essendo presidente della cooperativa alla quale c'è seduto vicino Buzzi, 5 anni prima che venga arrestato, lo linciate su internet e sui vostri siti. Se poi l'assessore Muraro non partecipa a una cena, l'assessore Grillina al Comune di Roma, ma parla al telefono con Buzzi dei propri appalti, che cosa dite? Siete garantisti, perché quella intercettazione non ha rilevanza penale. Capisco che non abbiate argomenti per difendere la riforma costituzionale. Sono argomenti molto precisi. Questo è il clima con cui andiamo al voto, però, amici miei. Questo è il clima con cui andiamo a votare. Andiamo a votare un referendum fondamentale per il futuro della nostra realtà istituzionale, della nostra democrazia. Referendum, quindi riforme sì, riforme no. Ci sono una serie di questioni fondamentali. La più importante è il bicameralismo, insomma Camera e Senato. Il Senato si riduce, diventa a 100 senatori e soprattutto ha una serie di altre funzioni. Sì o no? Voglio sapere da Giachetti che cosa cambia se vince il sì. Ma se vince il sì cambia semplicemente che finalmente, dopo che inseguiamo da 35 anni queste riforme, le realizziamo. E vorrei parlare molto chiaro ai cittadini, in questo caso la politica la sua parte l'ha fatta. Adesso il giudizio è nelle mani di ciascun cittadino, il voto di qualunque cittadino vale quanto il voto mio. Spesso i cittadini si sono lamentati con la politica perché non decide, si sono lamentati con la politica perché non rende più moderno e più semplice il nostro sistema di fare le leggi. Questa è l'occasione nella quale si deve decidere se tutto rimane come è e come è da 30 anni, oppure se è arrivato il momento di fare un salto di qualità che ci porta ad essere un paese normale come tutti gli altri paesi europei. Toninelli, la stessa cosa, che succede se vince il sì? Siamo su questo. Allora, se vince, vi chiedo di regolarvi, da solo non vi metto i cronometri perché mi sembra esagerato. Io sarò molto, molto semplice. Se vince, sì, è vero, ci sarà un cambiamento, ma come tutti devono sapere, quelli che ci ascoltano, i cambiamenti possono essere belli o brutti. Questo è un cambiamento in negativo. Io lo dico con molta semplicità. Oggi la cosa più importante che ci difende da soprusi è la Costituzione, la somma dei diritti più importanti. Oggi viene modificata dalla Camera e dal Senato. Andiamo a votare sia per Camera che Senato. Sì, malauguratamente dovesse passare questa riforma, la mano destra, dove c'è la scheda per i senatori, non è più nella mano dei cittadini, ma è nelle stanze delle segreterie di partito, e nonostante ciò il Senato continuerà a modificare la Costituzione. E capisci, poi c'è anche una cosa che lì forse è la parte più pericolosa, la clausola di sottomissione. In quell'articolo 117, dove si disciplinano le funzioni dello Stato e delle regioni, c'è la clausola di sottomissione. Loro non la chiamate di supremazia, ma è la clausola di sottomissione dei diritti dei cittadini. È una sorta del comma delle trivelle, il comma del ponte sullo stretto. Significa che il governo, cioè una persona, il Presidente del Consiglio e i lobbisti che lo finanziano, può con tranquillità e senza che nessuno gli dica nulla, nei sindaci, nei consiglieri regionali, nei cittadini, nei comitati, nei ricorsi al TAR, può trivellare tutte le cose italiane, può fare ponte sullo stretto, può creare discariche, potenzialmente può fare tutto andando sopra gli interessi, perché lui può mangiarsi gli altri organi costituzionali, allora, comuni e regioni. La fermo per un attimo. È un pericolo. La fermo per un attimo, poi torno da lei con la prossima domanda. Replica brevissima di Giachetti. Ma guarda, intanto vorrei informare l'onorevole Toninelli che i sindaci e i presidenti di regione non vengono raccattati per strada mentre magari stanno facendo una corsa, ma sono persone che ricevono milioni complessivamente, alcuni centinaia di migliaia di voti, alcuni decine di migliaia di voti, sono eletti direttamente dal popolo. Noi stiamo facendo un Senato per fare in modo che al Senato ci vadano in ragione dell'essere rappresentanti di quelle comunità. In questo modo avranno la possibilità di condizionare la legislazione nazionale molto più efficacemente attraverso un lavoro che è legato esattamente al mandato che ricevono dai cittadini nel diventare sindaci o nel diventare presidenti di regione. Non è che non sono votati da decine di milioni di persone.
e si chiama elezione indiretta di secondo grado, esattamente come accade in tanti altri paesi europei, a cominciare dalla Germania. Non stiamo inventando nulla, stiamo semplificando, stiamo facendo quello che i costituenti dicevano essi stessi nel momento in cui hanno varato la Costituzione, che quella parte, la parte seconda, si sarebbe dovuta cambiare perché era figlia di un compromesso che poteva funzionare, allora, in un momento storico fermare. Come era quello, bene, ma non capito. Poteva bene, reggere bene, per 35 anni. Allora, Toninelli, se vince no, invece, che cosa succede il giorno dopo? Glielo chiedo perché, per esempio, oggi Berlusconi, che insieme a lei fa parte del fronte del no, è un, diciamo, entusiasta propugnatore delle ragioni del no, dice, ma il giorno dopo io mi sa che mi siedo con Renzi e capiamo dove si va. Invece, secondo il Movimento 5 Stelle? Allora, se vince il no, sicuramente ha vinto la democrazia e la Costituzione. Io ricordo che la Costituzione è la casa dell'uguaglianza. Se dovesse passare malauguratamente quella che hanno chiamato riforma, si creerà una casa della disuguaglianza, perché lei sa che delle 20 regioni italiane questa cosa qua ha gli effetti solo su 15, cioè 5 le 5 regioni a statuto speciale non subiranno gli effetti, perché le regioni perdono il potere, ci sono delle funzioni importanti, l'energia, i trasporti. Vabbè, ma qui stiamo parlando del no. Sì, no, ma però capisci come è fondamentale, sì, perché oggi si sta dicendo che 5 regioni diventano dei superstati e io per questo motivo sinceramente voterei no. Ma se vince no, non cambia nulla, ma per il semplice fatto razionale che oggi non si peggiora e le cose rimangono come adesso, ma soprattutto si potranno iniziare a parlare di quello che noi abbiamo proposto, che erano le cose che ci chiedevano i cittadini, via l'immunità parlamentare, via i vitalizi con effetto retroattivo, il dimezzamento dei parlamentari, ma l'intervento... Resta, diciamo, resta un anno scarso di legislatura, voi volete andare al voto immediatamente? Noi dobbiamo andare al voto, ecco, e noi abbiamo, c'è tempo per Greco, noi abbiamo questo, una proposta voto, di legge elettorale sana, che garantisce la rappresentanza, che garantisce una sana governabilità. Questo, loro hanno fallito, ma ci rendiamo conto che per la prima volta nella storia... vorreste l'adozione di questo sistema elettorale? Insomma, ma se il giorno dopo... Siccome loro hanno fallito e stanno proponendo di modificare una legge mai applicata che hanno fatta loro, che mi sembra una barzelletta apocalittica, ma purtroppo è la realtà, noi l'abbiamo fatta la nostra legge. È una proposta di legge che raggiungendo il 40%, senza il premio, il capo politico che tiene in mano tutto il potere, i cittadini che non contano nulla, fa governare voi un unico partito. Voi vorreste approvarla? Vorreste farla approvare? Non accetteremo alcuna camera. Modifica del ritardo, ma poi posso permettermi, Greco, ma sappiamo perfettamente che qualsiasi modifica loro faranno, se c'è una cosa certa, è che faranno le modifiche per non far vincere lui. Sto sentendo parlare del provincellum applicato all'Italia. Vabbè, come un abominio, i collegi uninominali, quei voti che vanno a Roma. Ma di cosa stiamo parlando? Che pensassero ai cittadini, al potere di richiamare, che i cittadini hanno di richiamare gli eletti, la vera rivoluzione. È una classe politica che risponde ai cittadini e non che risponde al capo politico. Politico che li tiene in pugno come gli yes men. Però mi sembra di capire, elezioni subito, se si riesce si fa un nuovo sistema elettorale democratellum, altrimenti elezioni con il sistema proporzionale. Io penso che dal nostro punto di vista siano interlocutori con i quali è impossibile trattare. Ci hanno detto no all'immunità, no ai allora, vitalizi, quindi, si va no alla nostra proposta, ci hanno buttato va fuori, bene, ma di cosa stiamo parlando? Allora, Giachetti, se vince il no, stessa identica domanda, stesso più o meno tempo di parola, vai. Guardi, se vince il sì, intanto abbiamo una legge elettorale fruibile e quindi poi vediamo se sarà da aggiustare o meno, ma una legge elettorale c'è e quindi diciamo si può andare a votare con quella legge elettorale. E invece elettorale. Se il no, che vince? Se vince il no, è molto semplice, non c'è più una legge elettorale disponibile. Al di là di come lo si descrive, la legge elettorale del Movimento 5 Stelle è un proporzionale puro. Berlusconi... Ma assolutamente, totalmente no, ci corretto, ci sono delle Giachetti. Correzioni, dai, vabbè. Però non tecnicamente sbagliato. Io non ho interrotto. No, però non puoi dire che è puro Giachetti, è totalmente corretto. Scusami, è sostanzialmente un proporzionale impuro. Resta il fatto che è un proporzionale. Okay. Resta il fatto che Berlusconi casualmente è assolutamente d'accordo e vuole un proporzionale puro. La ragione di tutti questi interessi, perché è del tutto evidente che Toninelli giustamente dice qui noi prenderemo il 50%, loro sanno perfettamente che con un proporzionale non avranno mai il governo del paese e secondo me sono ben consapevoli di non volerlo, perché quando sono stati al governo in qualunque città sono stati, da Roma a Civitavecchia, a Pomezia, a Bagheria, i risultati si sono visti e a loro conviene molto di più lucrare con un proporzionale, perché si prendono molti più parlamentari, si prendono più finanziamenti per i gruppi parlamentari, in questo modo magari la casa di Casalino sarà un pochino più grande mamma di quanto non adesso, perché sappiamo perfettamente a cosa servono i soldi dei gruppi parlamentari che il Movimento 5 Stelle prende e sostanzialmente avremo un paese condannato ancora per 5 o 10 anni a dei governi impuri,
come quelli che abbiamo avuto negli ultimi anni, che nascono dal fatto che non c'è una legge elettorale che garantisce quello che succede in ogni paese democratico d'Europa, che si va alle elezioni, qualcuno vince, governa per 5 anni e poi risponde ai cittadini. Il proporzionale che propongono Berlusconi e Toninelli è esattamente il contrario di questo. Allora, l'ultima domanda, a tutte e due, è sempre la stessa. Come avete visto, sono giorni di scontri durissimi, molto duri. Invece dall'altra parte poi sentiamo nei bar, non è che ci siano tutti questi scontri duri, insomma si discute, forse sono più bravi i cittadini di voi, mi viene da dire. È giusto secondo voi portare la discussione referendaria su toni non proprio urbani? C'è stato Grillo che ha parlato della scrofa ferita, c'è stato Renzi che ha detto quelli sono una cozzaglia, no, eccetera. Mi aiutate a riportare un po' di equilibrio a tutto questo, Toninelli? Sì, una breve battuta è che il Movimento 5 Stelle ha rifiutato tutti i finanziamenti pubblici e ad oggi abbiamo restituito 80 milioni di euro. I soldi che lo dei facesse, gruppi parlamentari li prendete? Ma per forza dobbiamo controllare voi, Giachetti, le porcate che li fate. Detto questo, o no i soldi dei gruppi ci mancherebbe per lavorare. Basta che ci sia o no. Alziamo il livello, Giachetti, ti prego. Ecco, bravo, detto questo, allora noi abbiamo fatto di tutto per mantenere il livello nel merito. Come avrai visto, Gerardo, non abbiamo mai, sin dall'inizio, personalizzato. Siamo in tutte le piazze, nei mercati, in luoghi al chiuso a parlare con la gente. Ieri eravamo a Caserta e a Frosinone di fronte a migliaia di persone a guardare negli occhi, a dire è vero c'è un cambiamento, ma vi stanno facendo subire un cambiamento negativo coloro che sono incostituzionali, l'hanno approvata con i Volta Gabbana, rappresentano il 16% degli italiani, mentre l'Assemblea Costituente quando ha votato la nostra meravigliosa Costituzione rappresentava il 90% degli italiani. Noi toni non li abbiamo mai inaspriti, lo ha fatto il Presidente del Consiglio per cercare una legittimità personale e non si può mettere, però non è proprio un tono, ma ho diciamo, capito, dimesso, vabbè, si può Grillo. Sbagliare, ma chi ha sin dall'inizio personalizzato, estremizzando, impaurendo i cittadini? Gerardo, sai cos'è la cosa più grave? Comunque vada, sia che vinca il sì, sia che vinca il no, come speriamo noi, che il Presidente del Consiglio ha diviso l'Italia a metà e ha diviso i disonesti a metà, gli onesti a metà, chiedo scusa, e sulla cosa che più ci deve unire e che è il patto di convivenza civile, che è la Costituzione. Ma come si permette questo soggetto di mettere i piedi sopra la Costituzione? La Costituzione va condivisa perché ci tutela. Ciò significa che da domani qualsiasi maggioranza potrà decidere di cambiare a seconda della propria convenienza la nostra Costituzione. Se arrivasse un patto potrà modificare anche i principi fondamentali. Giachetti, vai. Ma dai. Quale maggioranza? Ma di che cosa io vi ho parli? Chiesto di abbassare i toni, figuriamoci un po'. Dai, via, Giachetti. Appunto, dico, ma di che cosa stiamo parlando? Qualunque maggioranza? Ma quale maggioranza? La Costituzione, come è del tutto evidente, non si cambia a maggioranza, sono proprio parole in libertà. E d'altra parte le parole sono anche significative, perché quando tu dici il popolo italiano deve subire questa riforma, non spiega agli italiani che invece questa è l'occasione nel quale il popolo italiano è protagonista, non subisce nulla, perché ha lui la decisione di decidere di che cosa fare di questo paese, in particolare per quanto riguarda la riforma costituzionale. Non subisce nulla, anzi è protagonista, e io vi dico che sono anche soddisfatto del fatto che magari per una volta in questo paese, nei bar, come avete fatto vedere, si discute di cose importanti come sono la riforma della Costituzione, delle scelte future che vogliamo fare. Sono cose che secondo me fanno anche crescere il senso civico di questo paese. Mi consenta di dire devo che dire, io sono abbastanza paragonare, insomma, favorevolmente sorpreso dal senso civico, vai. Appunto, però paragonare il termine a cozzaglia, che io invito tutti i coloro che stanno all'ascolto di andare su qualunque vocabolario a leggere cosa vuol dire insieme disordinato di persone, è esattamente questo quello che rappresenta. Come l'Assemblea Costituente, ah, come dire che l'Assemblea Costituente fosse una cozzaglia. Paragonare il termine a cozzaglia con il volume di fuoco che state scaricando dal blog, non ci sta soltanto scrofa ferita, avete parlato di serial killer nei vai confronti. A parlare avete con scritto, De Luca, anzi l'ha scritto vuoi. Il tuo leader, che è molto meglio come giullare che non come politico. Vabbè, dai, ma ha scritto che quelli del sì sono dei serial killer. Ma come vi potete pensare di abbassare i toni se voi non fate altro che alzarli dalla mattina alla sera? Perché non avendo ragioni contro questa riforma, potete soltanto insultare e scaricare violenza che si dipana su internet nel modo che tutti conosciamo. Va bene, allora, questa è, come dire, la campagna elettorale, lo stato degli atti. Una cosa, una cosa sola vi chiedo, veramente una risposta di 10 secondi. Che vi piace della proposta dell'altro schieramento? Lo chiedo prima a Giachetti. Che cosa riconosce di buono nell'idea di votare no? Cioè che cosa c'è che insomma si poteva cambiare un pochino?
No, ecco, allora di buono nel votare no, assolutamente nulla. Io penso che questa è una riforma che sicuramente non sarà perfetta, come nessuna riforma è perfetta, e come è normale sarà probabilmente rivista nel tempo. Sì. Quello che a me non piace, e che però non è certo un motivo per cui non voterò questa riforma, ma anzi invito a votarla, è che io avrei preferito che nel Senato ci fossero i presidenti delle regioni piuttosto che i consiglieri regionali, perché sicuramente i presidenti delle regioni, come i sindaci, rappresentano più facilmente l'intera comunità che devono rappresentare in Senato, piuttosto che non i consiglieri regionali. Ma allora, ovviamente è un dettaglio. Deve essere bravo come lui, 20 secondi. 30 20 secondi è il fatto che ascolto da tutti i proponenti di questa nuova Costituzione l'ammissione che sia imperfetta, come magari ascolto gli amministratori di condominio che dicono che il regolamento del condominio è imperfetto, perché magari non hanno ben distribuito i giorni per portare la spazzatura giù all'ingresso. Quindi ecco, questo io l'ammetto. Io ricordo però che stiamo parlando della cosa che ci ha permesso di essere quello che siamo, quella meravigliosa Italia e quei meravigliosi italiani che siamo, e non un condominio. Va bene, allora grazie, siete stati bravissimi tutti e due, anche se certo siamo sempre imperfetti, per fortuna. Grazie, andiamo avanti. Buongiorno. Grazie a Toninelli, grazie a Giachetti. Buongiorno.